Bella Hadid, il buongiorno sexy è a Parigi. Parigi è una delle città più belle del mondo, ed è normale che chi si trova a visitarla ne rimanga ispirato, proprio come Bella Hadid. Bella Hadid è volata a Parigi per la Fashion Week, dove come al solito ha dominato le passerelle insieme alle altre top del momento, e ha fatto sognare tutti i fan accorsi per guardarla. Sexy e allo stesso tempo spiritosa, non ha perso tempo e ha iniziato a riempire i suoi account social di scatti nella città dell'amore, uno di questi soprattutto, la raffigura mentre si trova dietro delle sbarre di ferro, con quello che sembra un berretto da poliziotta. Bella Hadid guarda di lato e, come al solito, i suoi occhi conquistano tutti quanti. La foto accanto alla quale ha scritto "Buongiorno Parigi" ha totalizzato più di 400.000 like e centinaia di commenti, tutti molto positivi. Nonostante la vediamo spesso fresca e rilassata, e sempre pronta a divertirsi, la sorella di Gigi non ha mai nascosto la fatica che si cela dietro il lavoro di top model. Sono in tanti a credere che fare la modella sia un gioco da ragazzi e non possa essere considerato un vero e proprio impiego. Di diverso avviso è Bella Hadid che, con grande classe ed eleganza, ha espresso la sua opinione a riguardo zittendo allo stesso tempo tutti i suoi detrattori, ognuno ha un'opinione diversa di quello che vuol dire duro lavoro. Alla fine della giornata, se sei esausto, vuol dire che hai lavorato duro. E io sono stanca la maggior parte delle volte. Come la sorella Gigi e l'amica Kendall Jenner, Bella Hadid appartiene alla nuova e spesso ingiustamente criticata generazione di modelle, che spesso è paragonata alle top del passato, che però appartengono a un'epoca in cui l'industria fashion aveva altri canoni di bellezza e altri criteri di selezione. Questo ovviamente non vuol dire che Bella Hadid e le altre ragazze come lei non lavorino duramente. La cosa bella del periodo in cui viviamo, è che non si basa tutto sul viso. Devi essere molto più di questo. Devi avere una tua personalità ed essere in grado di sostenere una conversazione, e non essere un volto inespressivo. E Bella Hadid di carattere ne ha da vendere. Sono molto empatica. Sono emotiva ma anche molto forte. Mi batto per me stessa ma piango per ogni cosa. Non tutto è quel che sembra. Bella Hadid è molto giovane ma prende il suo lavoro molto sul serio, il suo sogno sarebbe stato in realtà quello di diventare una cavallerizza professionista, ma l'aver contratto la malattia di Lyme ha sparigliato le carte in tavola. Anche oggi che è guarita, porta sul corpo i segni del disturbo, una stanchezza incredibile, che spesso la sera la porta a non uscire di casa per riposarsi meglio ed essere in forma per il giorno dopo. E pensare che c'è anche chi dice che non è una ragazza che lavora seriamente.